Un contributo a fondo perduto da 200.000 euro per le imprese associate che hanno subito danni comprovati derivanti dall'alluvione dello scorso novembre 2023. È quello che è stato deliberato da Confcommercio Pistoia e Prato grazie allo stanziamento ottenuto da parte della Fondazione Orlando, che fa parte del Sistema Confederale Nazionale. Sono passati ormai 5 mesi da quei tragici giorni. E fin dai primi momenti l'obiettivo che ci siamo posti come associazione è stato quello di essere al fianco delle nostre imprese associate, cercando in un primo momento di dargli tutto il supporto necessario per far fronte all'emergenza. Pensiamo agli interventi nei confronti della raccolta dei rifiuti, nonché in tutto ciò che riguardava proprio la ripresa dell'attività. E oggi ci troviamo qui a Quarrata perché è stato il luogo simbolo dell'alluvione, come danni riscontrati dalle attività commerciali nell'intero territorio delle province di Prato e di Pistoia. E da qui vogliamo rilanciare un messaggio forte, tangibile nei confronti dei nostri associati, e riguarda il fatto di poter annunciare l'erogazione a fondo perduto di oltre 200.000 euro di fondi che, tramite il sistema confederale, in particolare la Fondazione Orlando, appartenente al sistema di Confcommercio Italia, riusciamo a erogare direttamente alle imprese che hanno subito danni. Le aziende associate aventi diritto hanno già formalmente comunicato il danno subito nello scorso mese di novembre. Sono ad oggi 67 per la provincia di Pistoia e 37 per la provincia di Prato. Confcommercio non dimentica quello che è successo 5 mesi fa, quando le nostre imprese associate in una notte hanno subito danni che in alcuni casi hanno veramente stravolto la vita imprenditoriale. Oggi, in questa giornata, intanto rifacciamo comunità associativa con tutti i nostri associati che hanno aderito a questa iniziativa, dandogli poi tutte le informazioni per far sì che si possa perfezionare l'operazione nei confronti della nostra Fondazione Orlando e procedere in tempi brevissimi all'erogazione dei sostegni.